Sui conti non ci convincono le chiacchiere di Marsilio e Laverie. Hanno avuto 220 milioni di euro di fondi in più dal governo. Nella passata legislatura furono appena 40 milioni in 4 anni e mezzo di legislatura. Eppure c'è un disavanzo a 9 mesi di oltre 100 milioni e tendenziale a chiusura dell'anno di 130. Quindi vuol dire che i conti non tornano. Secondo punto, a nostro avviso non tornano perché non c'è alcun atto di programmazione deliberato, licenziato, approvato da questa giunta regionale. Insomma, la sanità è una sorta di cavallo a briglie sciolte perché qui nessuno governa. Terzo, non ci convince che il presidente Marsilio, anziché fare il presidente degli abruzzesi che si occupa di programmazione e della loro salute, magari appunto accelerando sulla vaccinazione o programmando gli hub, i distretti, i luoghi in cui si deve vaccinare, bisogna vaccinare il maggior numero di gente possibile in fretta, va invece in giro per il paese a rappresentare il suo partito perché è l'unico presidente di regione contro il Super Green Pass e in qualità, diciamo, di questa posizione che ha assunto viene convocato dai vari studi televisivi. Faccia invece il presidente degli Abruzzesi e si occupi di programmazione della sanità e della loro salute.